Buonasera a tutti, benvenuti alla nona giornata di Serie A2 di Lega Calcio 8. In campo abbiamo il Blu IP Foreschilia e il Tirreno Style. Vediamo come le due squadre sono entrambe appaiate a quota 7 punti dopo 7 giornate giocate, entrambe ne devono recuperare una, e quindi sesta e settima in classifica. Dal numero 18, Colantonio. Sulla ribattuta il difensore svirgola, tutto solo Venditti col sinistro ed è 1-0, vantaggio per i neroverdi. Marchetti avanza, allarga sulla destra, cross al centro. Attenzione, il portiere svirgola sul cross non deviato e c'è il pareggio fortuito della Blu Eskilia, 1-1. Pallone ricevuto dal numero 11 a Ciavatti. Dentro il cross basso a centro aria con il destro, bellissimo gol dell'attaccante che porta in vantaggio la squadra di casa, 2-1 per il Blu Eskilia. La controlla il 19 con il sinistro. Attenzione, grandissimo intervento del portiere. Pallone che poi sulla gambola finisce sulla traversa. Grandissima occasione per i gialloblu. Vai De Toma, subisce fallo. Calcio di punizione di nuovo per il Tirreno, subito da De Toma. Fischia ora l'arbitro. Va con il destro a giro sul primo palo e il portiere non riesce a deviare il pallone. Punteggio su 2-2, pareggio per il Tirreno Style. Cross basso al centro, la prende Venditti sull'altra fascia, 1-1, 1 contro 1. Tento il destro Venditti, bellissimo gol per il 3-2 per la Blu Eskilia. Venditti che ha superato Pica nell'1 contro 1 col destro, ha scaricato sul primo palo. Per la Blu Eskilia, fino ad ora decisivo, passaggio lungo per Cherchi. Tento il destro, altro bellissimo gol per il 4-2 Blu Eskilia con Cherchi. Quasi dalla linea di fondo riesce con un piattone a giro a sorprendere il portiere. La recupera di nuovo. Ripartenza con Cherchi, tutto solo. 1 contro 1 col portiere che esce fuori dall'area e segna il 5-2. Cherchi, doppietta personale. Azione, ripartenza di nuovo per il Tirreno. Di nuovo con Cherchi sulla sinistra. Si libera del primo uomo, si libera del secondo. Pallone al centro, in scivolata, arriva per il 6-2, partita chiusa.